Poi dobbiamo rivedere la sanità nella sua dimensione territoriale, dobbiamo fare un nuovo patto con i medici di base, dobbiamo lavorare perché le case di comunità non siano semplicemente delle scatole vuote, ma siano un luogo dove c'è una cooperazione tra sanitario e sociale e possano essere in qualche modo il primo punto di approdo di chi si deve curare, evitando, diciamo, una grandissima pressione che oggi c'è sugli ospedali. In Liguria a sostenerla c'è una coalizione enorme, un campo larghissimo. Lei lo considera un laboratorio magari anche di quello che potrebbe succedere a livello nazionale, nonostante le divisioni tra Italia Viva e Azione? Ma ogni posto è un laboratorio, nel senso che l'interlocuzione tra le forze dell'attuale opposizione, io credo che sia un bene che può essere utilizzato anche a livello nazionale. In Liguria però c'è una specificità che deriva dalla situazione che si è venuta a determinare. Noi andiamo a votare perché il presidente della regione è stato arrestato e poi si è dimesso. Quanto pensa che questo terremoto giudiziario possa convincere i cittadini ad andare a votare, ad andare alle urne? No, questo terremoto paradossalmente può persino convincere molti cittadini a non andare a votare, perché ormai è invalsa l'idea che in qualche modo tutti siano uguali e tutti agiscono nello stesso modo. Noi dobbiamo dimostrare il contrario, ma non solo denunciando ciò che è stato fatto, ma proponendo un'altra via, nel metodo, promuovendo percorsi di partecipazione e di trasparenza, e nel merito anche con una politica diversa sui fronti più importanti: lo sviluppo, la sanità, il lavoro, l'ambiente. Lei appunto sulla campagna elettorale, la sua campagna elettorale sta spingendo moltissimo proprio sulla questione sanità, per ridurre le liste d'attesa, per migliorare le condizioni lavorative del personale sanitario, per convincere in questo modo, insomma, per evitare che le persone siano costrette ad andare fuori regione per curarsi. Ci può riassumere i punti principali del suo programma che riguarda la sanità? La Regione Liguria ha 90.000 persone che ogni anno si vanno a curare in altre regioni e ha 200 milioni di disavanzo in questo momento. Quindi è una situazione molto complicata che rischia, diciamo, delle forme di tracollo. Come con liste d'attesa che talvolta arrivano a oltre un anno. Che cosa si può fare e che cosa dobbiamo fare? Intanto investire molto sulla dimensione pubblica e sul personale, perché se vogliamo che le macchine che sono per la diagnostica siano pienamente utilizzate, dobbiamo avere organici pieni e pagare gli straordinari, che spesso vengono pagati con grandissimo ritardo. Questa cosa si può fare togliendo alcune risorse che nel corso di questi anni sono state spostate sulla sanità privata, che doveva supplire a quella pubblica, ma che in verità ha drenato risorse e ha drenato anche personale, perché è in grado di offrire stipendi più alti. Quindi noi dobbiamo fare in modo tale che ci siano organici quanto più vicino possibili a quelli previsti dal regolamento, e poi dobbiamo fare in modo tale che ci siano agevolazioni che invoglino a venire a lavorare in Liguria. Pensiamo in alcune aree ad alta tensione abitativa, la casa. Noi dobbiamo fare convenzioni, io l'ho già fatto in passato quando ero ministro della giustizia, per il personale amministrativo, perché il personale sanitario che vince un concorso accetti quell'incarico, avendo la possibilità, diciamo così, di non vedere mangiato 2/3 dello stipendio da un affitto, o comunque metà dello stipendio da un affitto. Questo credo che sia il primo passaggio che dobbiamo affrontare. Poi dobbiamo rivedere la sanità nella sua dimensione territoriale, dobbiamo fare un nuovo patto con i medici di base, dobbiamo lavorare perché le case di comunità non siano semplicemente delle scatole vuote, ma siano un luogo dove c'è una cooperazione tra sanitario e sociale e possano essere in qualche modo il primo punto di approdo di chi si deve curare, evitando, diciamo, una grandissima pressione che oggi c'è sugli ospedali. Allora, la notizia del raggiungimento del traguardo delle 500.000 firme per la riforma della cittadinanza agli stranieri, ai ragazzi italiani che sono nati in Italia, è stata subito bloccata da Meloni, che da New York ha dichiarato che la legge in Italia non serve, quella che c'è già va bene. Quindi la mia domanda è come il PD intende mobilitarsi per sostenere eventualmente una riforma della cittadinanza. Ma dovremo continuare una mobilitazione in questo senso, perché è del tutto evidente che se in così poco tempo si raggiungono queste firme, perché nel senso comune delle persone
c'è l'idea che i ragazzi che sono nati qui e sono cresciuti qui sono italiani, al di là della nazionalità dei loro genitori. E non è una cosa che è frutto della politica, è frutto dell'esperienza che fa ogni famiglia che ha una bambina o un bambino che frequenta le scuole e compagno di banco che è esattamente in quella condizione. Avere cittadini che non sono riconosciuti come tali significa solo aumentare il livello di insicurezza e impedire che siano riconosciuti dei diritti. È una crudeltà assurda in un paese che ha bisogno di vedere, diciamo, in qualche modo fare i conti con la crisi demografica e anche con il rischio che il nostro paese invecchi troppo, non abbia le risorse da tutti i punti di vista per poter progettare il futuro. Quindi io sono convinto del fatto che alla fine la società ancora una volta sia più avanti di quanto non lo è la politica e sicuramente di quanto non lo è la destra. Quindi il PD sosterrà questa battaglia? Assolutamente sì, io penso che sia una battaglia da sostenere. Oltre a questo sono state raccolte, insomma, le firme per il referendum contro l'autonomia di Calderoli e ovviamente dipende poi dai pronunciamenti della Cassazione della Corte Costituzionale, i cittadini potrebbero essere chiamati a votare anche sui 4 referendum per l'abrogazione del Jobs Act lanciati alla CGIL. La segretaria Schlein ha già detto che voterà questo referendum, lei che cosa ne pensa? Ma io penso che sia giusto, ma che sia anche importante affiancare a questa iniziativa referendaria un'iniziativa di carattere parlamentare. Io ho avanzato una proposta di legge che propone di recepire le indicazioni della Corte Costituzionale sul Jobs Act, che sostanzialmente censura la inadeguatezza della sanzione per l'ingiusto licenziamento. Quella strada è una strada che può vedere una larga convergenza di molte forze politiche e peraltro adempierebbe un'indicazione del giudice delle leggi. Per quanto riguarda invece il decreto sicurezza, la prossima settimana dovrebbe partire l'iter in Senato, quindi il provvedimento dovrebbe essere incardinato nelle commissioni giustizia e affari costituzionali. Voi come pensate di bloccare una legge che considerate una legge liberticida, che mira soltanto a impedire il dissenso? Sono stato a un presidio sia a Genova che a Roma su questo tema, promosso dalla CGIL. Io penso che noi dobbiamo mettere tutte le energie possibili per impedire che questa legge sia approvata in via definitiva, perché questa legge è una legge che riporta indietro le lancette dell'orologio di moltissimo, addirittura entra in contrasto palese con i diritti costituzionali. E crea una condizione per la quale chi è corrotto, chi addirittura fa diciamo reati contro il patrimonio, è punito meno di chi protesta. E oggettivamente questa è una cosa inammissibile. Se queste leggi fossero state applicate e fossero esistite negli anni delle grandi lotte per la conquista dei diritti, probabilmente noi quei diritti oggi non li avremmo. Lei ha firmato un appello lanciato dalla deputata Laura Boldrini per chiedere sostanzialmente al governo Meloni e alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di aprire un negoziato sulla Palestina e di invocare un cessate il fuoco. Ci può spiegare il senso di questo appello? Guardi, il senso è molto semplice, bisogna che l'Europa svolga un ruolo che fino a qui non ha svolto e bisogna che agisca nei confronti di Israele perché ci sia il rispetto del diritto internazionale e naturalmente questo passa prima di tutto per un cessate il fuoco. Tutte le forme di pressione naturalmente legittima, tutte le forme di iniziativa politica e diplomatica devono andare in quella direzione. L'Europa è stata oscillante, contraddittoria, talvolta ha rimosso questo problema e noi oggi non ce lo possiamo più permettere perché l'escalation rischia di andare oltre lo stesso Medio Oriente e di essere non solo un problema per il popolo palestinese e per le conseguenze che può provocare anche per il popolo israeliano, ma che come abbiamo visto protesta contro il governo di Netanyahu, ma rischia di essere un problema per tutto il Mediterraneo.